Con i rincari d'autunno sono a rischio alimentare oltre 440.000 famiglie che in Puglia sono costrette a chiedere aiuto per mangiare e rappresentano la punta dell'iceberg delle difficoltà in cui rischia di trovarsi un numero crescente di famiglie a causa dell'inflazione spinta dal carrello della spesa per i costi energetici e alimentari. È quanto emerge dall'analisi di Coldiretti Puglia. Il balzo dell'inflazione costerà alle famiglie pugliesi oltre 900 milioni di euro in più solo per la tavola nel 2022, oltre 564 euro in più a famiglia, a causa del mix esplosivo dell'aumento dei costi energetici legato alla guerra in Ucraina e dal taglio dei raccolti per la siccità, mentre è già raddoppiato il numero delle famiglie in povertà relativa in Puglia. Secondo i dati Istat su scala regionale, l'indice di povertà relativo è passato in un anno dal 18,1% al 27,5%, anche a causa dei fenomeni inflazionistici e speculativi, con l'aumento dei prezzi e i rincari delle bollette energetiche a partire da gas e luce. Con la crisi, un numero crescente di persone è stato costretto a fare ricorso alle mense dei poveri e, molto più frequentemente, sottolinea Coldiretti regionale, ai pacchi alimentari che hanno aiutato tra gli altri bambini, anziani, senza fissa dimora e disabili. Fra i nuovi poveri, continua la Coldiretti Puglia, ci sono coloro che hanno perso il lavoro, piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere, le persone impiegate nel sommerso che non godono di particolari sussidi o aiuti pubblici e non hanno risparmi accantonati, come pure molti lavoratori a tempo determinato o con attività colpite dalle misure contro la pandemia. Persone e famiglie che mai prima d'ora, conclude Coldiretti, avevano sperimentato condizioni di vita così problematiche.